La confraternita di San Sebastiano ha fortemente voluto che il libro di Monsignor Giovanni Lanzafame, mariologo di chiarissima fama dal titolo Sebastiano, gloria della Chiesa, vanto della Sicilia, venisse presentato anche a Mistretta, dove il culto del martire Sebastiano è fortemente radicato. Si tratta di un catalogo storico ragionato su oltre 250 macchine processionali custodite in ogni parte della Sicilia. Il lavoro di indagine del sacerdote di Siviglia, presentato domenica 22 luglio nella suggestiva cornice della chiesa di San Sebastiano, riesce a trascrivere mirabilmente gran parte degli esempi di fede e di pietà disseminati con grande abbondanza in Sicilia, come la vara e la statua di San Sebastiano di Mistretta, uniche nel loro genere, presentandoli ai lettori e suscitando al tempo stesso in loro il fervore e l'incanto dinanzi alle molte testimonianze d'arte e devozione del popolo cristiano. A Mistretta ci troviamo con questa enfasi di un che non è barocco, è marianismo, per cui troviamo, grazie ai Rivolsi e alla famiglia Mangiovì, che nel 1610-1611 incaricano ai fratelli Rivolsi questo capolavoro architettonico processionale. Ci troviamo in questo momento con il restauro, la pulitura della statua processionale di Noè Marullo del San Sebastiano, che dal 1908 sostituì per motivi di staticità questa immagine, che è questa statua che è della seconda metà del 1500. In questo caso troviamo la statua originale con il fercolo fatto per questa statua. La sua presentazione del libro a Catania, siamo andati la prima volta, l'ha fatta lì perché lui comunque ha origini catanesi. Da lì poi l'abbiamo seguito a Militello Val di Catania per la mostra delle statue lignee su San Sebastiano, visto che la nostra statua ha partecipato e quindi ci sembrava giusto essere presenti quel giorno. Da lì lui mi ha espresso il desiderio di vedere questa statua di San Sebastiano proprio all'interno della nostra vara. Il libro è stata l'ispirazione per la mostra che è stata curata da me al Museo d'Arte Sacra di Militello in Val di Catania, dove abbiamo esposto delle statue lignee siciliane per lo più sconosciute, dando proprio risalto a queste opere d'arte in modo da farle uscire dalle chiese in cui normalmente si trovano.